La riabilitazione dei disturbi cognitivi è un altro focus importante qui a Villa Bellombra. Di quali disturbi vi occupate più spesso? I disturbi sono quelli delle funzioni superiori, quindi possono essere memoria, attenzione, linguaggio, le funzioni esecutive, i disturbi della motivazione e delle emozioni. Dopo le patologie cerebrali, dopo degli insulti cerebrali, ormai le evidenze rispetto alla presenza di questi disturbi sono in letteratura tantissime. Diventa fondamentale quindi nella riabilitazione dei pazienti e quindi per favorire una maggiore autonomia post dimissione, trattare anche in modo specifico queste componenti. Quindi l'obiettivo della riabilitazione neuropsicologica diventa quello di tentare la normalizzazione delle funzioni che sono indebolite, quelle di stimolarle e nel caso delle patologie neurodegenerative quelle di rallentare il peggioramento. Questo si fa con dei training specifici, quindi dopo una valutazione selettiva fatta dal neuropsicologo si vedono le aree dove ci sono le debolezze, dopodiché si proseguono con degli esercizi specifici, attenzione, memoria o una stimolazione più globale se il paziente ha dei deficit multidominio.